Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre Giulio Muscola Vita, mi sono appena svegliato e ho pensato di fare un piccolo physique update, dato che sapete che sto in massa. Purtroppo non abbiamo una bilancia qua a casa, quindi non ce l'ho fatta a pesarmi. Ieri sera ho mangiato abbastanza tanto, sono stato sulle 3000 calorie ieri, quindi un pochino più gonfio magari del solito. Però devo dire che sto mantenendo gli addominali, che secondo me è la cosa importante quando andate in massa, giusto? Magari qualcuno di voi pensa che se voi continuate a mangiare di più, era quello che pensavo io all'inizio, mangi di più vuol dire che metti su più massa muscolare. In realtà non è così. Praticamente è stato dimostrato dalla ricerca scientifica che comunque un surplus troppo grande di calorie, l'unica cosa che crea è aumenta il grasso che viene con la massa muscolare, giusto? Non puoi forzare la crescita di massa muscolare se mangi di più, perché quello ha un tasso di crescita limitato, giusto? Metto qua la tabella di Lyle McDonald's. Come sapete io sto ormai iniziando il sesto anno di allenamento, direi il terzo fatto bene, quindi realisticamente posso mettere su veramente poco in termini di massa muscolare. Detto questo, il fisico sta rispondendo bene, non sto tracciando tutto super accuratamente perché comunque in massa non mi sento di farlo. Diciamo che dato che spingo così tanto quando sto in definizione, in massa me lo lascio abbastanza libero, abbastanza aperto, non voglio avere troppo stress. Detto questo, mi metto adesso a lavorare, mi faccio un caffè, aspetto che si svegli Sammy. Anzi, andiamo a svegliarlo insieme. Ah, Sammy! Yeah. E Stefa, siamo pronti per iniziare il vlog? Yeah. È così ogni mattina, raga. Dai, grazie a tutti, lasciateci un like, parte l'intro. Mi sto mettendo a lavorare, come vi avevo detto, non sto più bevendo o consumando così tanta caffeina, però stamattina mi serve perché devo fare il lancio della guida, deve andare tutto bene, quindi sono andato e mi sono preso una nuova Monster. Non è una Monster White, è una Monster Green, che non so nemmeno che gusto sia, presumo sia mela o limone. Una sorta di mela, non male. Me la bevo, non me lo consiglio ragazzi. Limitate tutte queste cose. Oggi direi che è la prima che mi faccio in una settimana. Molto meglio di come era a Barcellona, che lo facevo con più frequenza. Grazie a tutti se avete preso la guida nella prima settimana con lo sconto, è un sacco piacere. Ci vediamo all'interno del gruppo Facebook. Come vedete sono ancora addormentato, raga. Comunque guardate che bella vista qua. Abbiamo il nostro terrazzino che si affaccia qua dentro. E se usciamo c'è un po' la vista lì in fondo. Non so se vedete quella, una delle strade principali di Houston. Bella casetta. Questa è la vita di me che deve sempre aspettare Giulio. Oh, lo sento. Oh, eccolo, finalmente. Oh, sempre mezz'ora, cazzo. Gli hai fatta? Allora che gli stavo a fare. Vabbè, abbiamo fatto appena il launch adesso. Che questo video lo stiamo facendo di lunedì, quindi dobbiamo chiudere la casa, eh. Ah, dobbiamo chiudere la casa. Sammy si dimentica sempre che di chiudere cazzo. La casa. Fatto. Let's go. Ok ragazzi, ho fatto aspettare il Sammy un pochino troppo, mi dispiace. Sì, però it's fine perché abbiamo fatto il lancio della guida che è andato meglio delle previsioni. Direi. E no, niente, sono molto molto felice, quindi grazie a tutti se avete acquistato la guida, spero vi sia arrivato tutto. Fra poco ci vediamo nel gruppo Facebook e se non l'avete ancora acquistato e volete usufruire dello sconto, sarà live ancora per massimo un giorno, penso, da quando va questo video. Quindi andate, link qua sotto se volete unirvi al gruppo Muscoli a Vita. Yeah, buddy. Dai. La nostra macchinetta è cambiata di nuovo colore. Se vi ricordate abbiamo fatto il cavolo di botto, quindi per un paio di giorni ci hanno dato quella nera che avete visto nell'ultimo video. E adesso siamo ritornati con... Il botto non era nemmeno colpa nostra, sai? No, non era un botto. Stavamo sull'autostrada, sì. E ci si è partita la gomma in mezzo all'autostrada, sì. E io stavo sbandando e ero tipo Sammy, non c'ho il controllo, non so perché. Poi tipo dopo due secondi ero tipo abbiamo realizzato la cavolo di... Abbiamo bucato. No, ma veramente poteva essere molto, comunque, cioè è andata molto bene, perché stavamo proprio in mezzo alla strada e niente, però siamo qua a fare i video per voi. Dai, yeah. Allora ragazzi, bentornati ad un altro Carcia Diet, la vostra sezione preferita di ogni video. E quindi noi ritorniamo qua, siamo molto contenti oggi, casati, perché come sapete tante cose sono andate positive oggi, sì. Quindi per una volta siamo contenti, sì. È il primo giorno che è andato bene in America, sì. Quindi oggi come topic è la più richiesta, è stata la più richiesta direi assolutamente, e quello è di drumroll, le bischelle. Wow. Ole!
quindi praticamente ha pianificato tutto fino a qua. Adesso sì, non so più boh, adesso che cazzo dicevo. Vabbè, inizia te, dai, che comunque tanti dovrebbero sapere. Io attualmente non sono single, anzi sto con una ragazza che si chiama Eleonora. Mm-hmm. Molti di voi magari la seguono, lascio qua il link qua sotto. Stiamo insieme da oltre un anno e sta andando benissimo la nostra relazione. Sinceramente spero che ogni relazione è come la nostra relazione, perché va veramente tutto bene. Ovviamente è long distance, quindi facciamo e abbiamo iniziato e lo facciamo a lunga distanza, quindi non è così semplice. Sono sicuro che alcuni di voi che hanno provato lunghe distanze, diciamo che ci deve essere una buona comunicazione, giusto? Perché certo, se no diventa veramente difficile, perché non puoi risolvere i problemi faccia a faccia. Quindi ci deve essere una comunicazione. Io e lei stiamo benissimo insieme, ci divertiamo. Lei ha iniziato YouTube, quindi ce la tagliamo anche quella, abbiamo delle cose in comune. La parte difficile è che ci vediamo non alla spesso, fine non spesso, certo. Ci vediamo magari un weekend ogni 2-3 settimane, diciamo adesso che siamo in America saranno 5 o 6 settimane che non ci vediamo, che è veramente tanto alla fine per una relazione, però questo diciamo non è la cosa tipica. Sì. E anche Simon, dici? Io invece adesso, beh, io avevo una relazione con una ragazza per oltre un anno e mezzo. Quella è finita e adesso mi sto sentendo con una ragazza che ho incontrato, molto simpatica e mi fa stare molto bene. Ovviamente ho lo stesso problema come Gigetto, che siccome sto qua negli Stati Uniti in questo momento. Poi mi chiami Gigetto, alcuni di loro mi stanno chiamando Gigetto. Gigi, sì, vabbè, Gigi è un soprannome che ho dato tantissimi anni fa, credo, perché mi dava fastidio chiamarlo Giulio. Non e so l'altro perché. Mio soprannome qual era? Ersaggio, sì. Ersaggio, è vero. Niente, vabbè, quindi è long distance una merda, però come ha detto Gigi, comunicazione è vitale quando stai separati e lo vedo ogni giorno da lui, come fa con Ele, che si sentono spesso, sì. Lo faccio anch'io con la ragazza e ovviamente è una merda, però se due persone si piacciono e si vogliono, si fa quello che si deve fare. Poi ovviamente ci sono alcuni consigli che mi sento in grado di dare, perché io praticamente certo, tutte le relazioni le ho fatte long distance, perché se mi seguite da un po' sapete che io sono stato a Bath in Inghilterra, quindi 5 anni facendo Bath, facendo Manchester, e le ragazze molto raramente stavano nel posto. E una cosa importante per me è stata, invece di messaggiarti tutto il giorno in modo costante, se 2 o 3 sere a settimana invece ci parli facendo FaceTime, ci parli visivamente e hai veramente qualcosa di cui parlare, che ti devi raccontare la giornata come è andata, come non è andata, rispetto a solo messaggiare. Esatto, sì, ma io direi pure, guarda, ogni sera si può pure fare, a patto che allora non vi rompete i coglioni durante il giorno in modo carino, però poi che arrivi alla sera e parli per quei 10-15 minuti dove vi dite quello che avete fatto nel giorno. Questo è quello, volevate sapere, ma adesso sapete la nostra situazione. E niente ragazzi, grazie per essere stati di nuovo in un altro Car Chat. Mi raccomando, scrivete giù nei commenti cosa volete, altri topics, cosa volete sapere su di noi. Questo adesso è il momento di fare un po' una bella transizione, che stiamo andando in Alfa New Gym, però intanto godetevi un po' questa mega transition. Arrivati a Alfa Lee Gym. Vogliamo fare un tour? Sì, facciamoli vedere un po', dai. Ok, allora praticamente siamo qua all'ingresso e c'è un parcheggio che sicuramente alcuni di voi avete visto nei video di Cristian. Sicuramente. Ma devo dire che il parcheggio è molto più piccolo dal vivo. Molto. Molto più piccolo, però è abbastanza figo, cioè in una zona abbastanza dove non c'è niente a parte questa palestra. Alfa Lee Gym, come vedete qua fuori, che c'è il logo, che è spaziale di notte. Notte è fighissimo. Vi faccio vedere la zona. Pure l'avete visto un sacco di volte nei video. Allora, praticamente entrato, ci sta qua il tavolo d'ingresso, ci sta le Sour Strips di Max. Yeah, buddy. Qualche nuovo prodotto, qualche protein bar. Se venite in questa zona, invece ci sta
tutte le magliette della zona Alphalete. Quindi questo è un piccolo retail store di Alphalete, che è la brand di Guzman. Sarebbe bellissimo fare una cosa simile in Italia. Sì. Fatemi sapere se lo volete. Per ragazze e ragazzi, e poi qua ci avete invece le energy drinks di Prison. Quindi questa è la white, red, gli altri colori, secondo me quella bianca è la migliore. Mm-hmm. E niente, poi se continuate di qua, entrate nella mega palestra di Alphalete 5. Allora poi ovviamente qua entrate e ci avete tutta questo muro dove potete scrivere che ci siete stati. Fighissimo. Infatti io mo cancello tutto e ci scrivo Muscoli a vita. Yeah. Sopra, l'avete già visto in alcuni video, è lo spazio loro personale. Yeah. E poi ci avete lì dove possiamo lasciare le robe, qui dentro sono i bagni maschio e femmine. E niente, poi vi facciamo vedere tutta la palestra per bene da dentro. Intanto là ragazzi, non so se vedete in lontananza, ci sta Mona, che è la segretaria di Max, quindi forse Max sta da qualche parte. Ragazzi, allora siamo qua oggi, abbiamo il push workout di forza, quindi primo esercizio che abbiamo la panca inclinata, facciamo 4 serie da 4-6 ripetizioni. Questo è il mio primo allenamento della settimana che trovate nella mia vita. Vediamo un po', ho fatto già 2 set, 4 ripetizioni, vediamo se riesco a rifare un altro. Dai. Dai bro. Yeah, boy. Questi sono ben 36-37 kg al lato, quindi più bilanciere. Siamo sui 92-93 kg. Che ottimo. Ok ragazzi, allora io devo urlare sperando che non ci copyrightano la canzone. Siamo al secondo movimento, che è un flat, un press praticamente su panca piana, se vedete dal programma. E abbiamo 3 serie da 6-8 ripetizioni. Ho scelto, a volte faccio manubri, oggi ho scelto di fare questa plate loaded machine. Ok, quindi praticamente il primo movimento fate buffer, non spingetevi al cedimento. Dopo il primo movimento, su questo qua possiamo spingerci più vicini al cedimento. Ne lascerei comunque una o due rep, poi devi isolare. L'ultima era combattutissima, forse avrei potuto farne un'altra, ma mi fermo un attimo prima. Ok ragazzi, terzo esercizio, qua è dove ci spingiamo un pochino più vicino al cedimento e facciamo un fly per il petto. Se voi andate a vedere sul programma c'è scritto più interno e rear cedimento, quindi rear è semplicemente reps in reserve, andiamo al cedimento. Invece più interno vuol dire che voglio che vi focalizzate sulla mind muscle connection. Fatto col petto, vedere, facciamo 8-10 ripetizioni, movimento lento e controllato e spremete tutto sul petto. Il target era 8-10 ripetizioni, probabilmente fate 6 o 7, se perdete ripetizioni, questa è la mia terza serie, è normale, vuol dire che vi state allenando forte. Ragazzi, abbiamo finito quell'allenamento, come avete visto ho provato a spiegare qualcosa, spero si senta, dobbiamo se no munirci il microfono. Abbiamo anche fatto i tricipiti, 2 esercizi, il primo 4 serie, il secondo 3 serie, ma c'è uno special guest. Chi c'è sta? A far conoscere, dai. È stato preso da qualcun altro, vediamo, dai mo arrivo. What's up, Max? Ok ragazzi, abbiamo terminato quell'allenamento, spero che vi è piaciuto il tour di Alfa. Ci abbiamo pure fatto a parlare con Max, che yeah, sempre veramente lo vorrei incontrare, che alla fine tutti i drone edit così sì, sono un po' ripresi da lui. Certo, sì, cerco di copiarlo un pochino perché è un grande. Però si stava allenando probabilmente sotto sì, effetto di pre-workout, era una cosa molto rapida. Io sì, speravo di chiedergli qualche cosa. Però non, cioè, non su camera ci hai parlato un sì, po' di più, sì, cioè, sì. Sulla camera zero, però. Gli ho detto che siamo dall'Italia, che siamo sì, qua a visitare. Speriamo di ribeccarlo a una certa. Sì. Comunque questo è tutto per l'allenamento. Spero vi sia piaciuto. Come sempre, se volete la guida, qua sotto lascio il link per prenderlo al prezzo di lancio scontatissimo. Adesso andiamo a fare un po' di shopping per food.
vado, direi, no? Andiamo a prendere un paio di cosette. C'ho un po' di spese e poi andiamo a mangiare. Yeah, Lucky let's do it. Heading to Vegas in my blue stripe car. She's trying and shocking and she looks like a star. Yeah, she's got... Ragazzi, io spero che stia mettendo la benzina giusta. Però sì, se fosse stata diesel me l'avrebbe detto. At the style that makes you think she's made out of gold. She says she likes it better when we go off-road, yeah. Stiamo andando là, ragazzi. Kroger. Kroger. Devo dire che non l'ho mai sentito. E c'ha tutto. Ci sta come sì, cosa. Ci sta, non male. Beh, bello grosso pure. Adesso c'è anche un sacco di cose fit. Che alla fine è quello che, sì, sì, che sì, serve a me. Sammy si incazza e ti prendo tutto tipo fat fin madonna. Cioè, veramente. Sammy tipo cazzo a me serve. Infatti, mo adesso prendiamo letteralmente e facciamo le cose in diverso, no? Io prendo quello che voglio. Che bomba, gigante sto posto, veramente molto molto grande, veramente trovate tutto. Io adesso sto nella sezione di Frozen perché mi voglio prendere uno di questi. Allora, lo so che non fanno tanto bene, però è da un bel po' che non mi mangio un gelatino e quindi perché no, mi prendo uno di questi cookie dough, una bomba da 1200 credo di calorie. Qua abbiamo una sezione proprio di tutto, cioè abbiamo un po' di bread, tutti i tipi di pane. Wow, bagels, madonna. Ne voglio però no. Pure le torte già fatte hanno queste, cioè che spettacolo. Il red velvet, mappa, manco così tanto. Cioè veramente solo in America trovi queste torte già giganti. Ah, e continuiamo pure, cioè torte, solo torte hanno qua, incredibile. Figata. Pure la sezione di pizze qua, non le voglio provare però, mi sembrano veramente schifose. Più che stava cercando la sezione di verdure, credo che l'ho trovato. Lui no. Oh. Anzi, ma l'hai trovata alla fine le verdure? Sì. Ah, ok, perché l'avevo trovata anch'io. Stavo tipo, te non l'avevi trovata. Prendendo le verdure, però, dato che io sono una pippa con le verdure, lo sapete, mangio solo iceberg, oppure... broccoli e cauliflower. Broccoli e cauliflower. Metto nella pasta, mi faccio pasta, tacchino, con le verdure. Figo. Let's go home. Yeah. Sera? Ah, Cooking with Gigi, dovevo fare un altro segmento di Star Chats. Oh, Cooking with Gigi. Aspetta, prima che inizi, mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like, commentate perché spero che vi piacciono questi segmenti dove mettiamo il drone con la musica. Comunque ci mettiamo tanto tempo per farli, quindi se vi piace, please leave a like. Seguiteci su Instagram come sempre. Ok, quindi per cena, allora avete visto il pasto su workout, non ho ancora mangiato niente. Mm-hmm. Con tutti i pasti provo a consumare delle proteine, almeno 20 grammi. Per quale motivo? Non è una cosa per forza che la devi fare, però nella ricerca scientifica sembrerebbe meglio fare più bolus proteici, quindi più bolus sarebbero più porzioni di proteine invece di semplicemente 2-3 porzioni, quindi magari un 4-5 porzioni di proteine a giorno quando state in fase di massa, se volete ottimizzare la sintesi proteica. Quindi vi voglio fare un bel pasto consistente. Base proteica saranno 250 grammi di questo tacchino, mm-hmm, che sono che è 94-7, quindi 94% altra roba, 7% grassi. Quindi provate a trovarlo magro se potete. Pigo. Poi facciamo finta che è pasta. Questa è ready pasta che ho dovuto provare stando qua in America. Che schifo. L'ho provata ieri e non è manco troppo male. Che schifo. Ma non so come fanno a farla. Tipo, che cazzo ci mette? Ragazzi, dice, commentate. Dice nessun preservativo. Conservante. Meno male. Nessun conservante, in teoria dovrebbe andare bene. La metto al microonde e poi la passo in padella. Mm. Risparmio quei 10 minuti di fare la pasta. Una stronzata, però ci sta. Cazzarola. Poi ci aggiungo, perché mi dite sempre le verdure, questa busta di verdure che sono in totale 300 grammi di verdure, di broccoli, di cavolfiore, e qua dovrebbe essere solamente 50-60 calorie tutto il pacco. E in più ci aggiungerò sopra 90 calorie, che sono praticamente 30 grammi di questo formaggio qua, che dovrebbe essere parmigiano, ma non sa di parmigiano, mozzarella non sa di mozzarella. Figo. Comunque questo è il pasto che andiamo a cucinare stasera. Che ne dici, facciamo un piccolo edit? 2, 1.
910 calorie, 26 grammi di grassi, 93 grammi di carboidrati e 80 grammi di proteine. Quindi quelli che dicono non riesco a prendere abbastanza proteine, fatevi una pasta e ci buttate dentro tonno, tacchino, quello che volete. Mentre io mangio, abbiamo pensato, perché no, di fare un bel casting cut. No, backroom casting cut. No. Vogliamo finire il discorso facendo un po' un paragone tra Alpha di Gym e Gold's Gym. E Gold's Gym. Vai, inizia te, Sammy. E vabbè, ovviamente la differenza maggiore tra le due palestre è che ovviamente una ci stanno gente che si prendono cose in altre, nell'altra no. Dubbio, non sapevo che facesse questo. No, vabbè, chiaramente è quella. Però, a parte quello, in termini proprio di come tu ti senti nella palestra, cioè Alphalete è quasi come essere in una famiglia, nel senso che comunque là tutti vanno per fare il workout, però puoi parlare con la gente, ti includono, sono molto disponibili. Invece a Gold Gym è un po' più, chi è più grosso è più figo. Niente, ovviamente quindi a Gold Gym non mi sono trovato per niente, perché sono piccoletto. Poi comunque ci siamo andati una volta a Gold Gym, quindi magari non è così, però essere stata anche comunque dopo una settimana ti trovi molto bene e niente, c'è proprio una specie di professionalità là, cioè tutti là vanno per lavorare, tanta gente che fa i video, io mi trovo molto meglio là. La palestra in sé è proprio aperta, piace come sta tutto in una stanza, vedi l'entrata, cioè vedi tutto sempre. L'unica pecchia è che la musica veramente è veramente una merda, in più rimbomba in un modo ridicolo. In generale Alphalete nei video sembra enorme, dentro è grande, però tutto lo stabilisce. Il movimento è più piccolo di quello che sembra nei video, sì. Cioè quello è sicuro, però la palestra è comunque così grande che anche negli orari di punta non sembra che ci sta tanta gente. No, ovviamente no. C'è un sacco di materiali, equipment che puoi utilizzare. Sì, sì. Noi siamo andati, il primo giorno che siamo andati, siamo andati là alle 4-5, che era l'orario di punta, e era pieno, cioè c'era tanta gente, ma comunque non abbiamo avuto problemi a fare gli esercizi, non abbiamo mai dovuto aspettare, cose che comunque a Londra. Eravamo andati tipo di mattina, sì, comunque sì, era piena. Tipo roba come comunque a Roma o a Londra, se tu vai nell'ora di punta letteralmente non trovavi quello, cioè non potevi fare i tuoi esercizi, il tuo programma, perché era veramente una merda. Invece là Alphalete veramente, quando noi andiamo, che di solito è o alla mattina abbastanza presto oppure verso le 2-3, veramente, cioè stiamo parlando di magari 10 persone con noi. Oggi poi è stato molto fico, perché oggi abbiamo beccato veramente tutti quanti, cioè l'altro giorno abbiamo beccato Usman, però oggi abbiamo beccato, come avete visto, Max. E pure Bad Bunny, che è la ragazza di Guzman, e pure Mona, che è l'assistente di Max, e quindi era molto figo, cioè stavamo in palestra con questi tre che ci stavano letteralmente circondati una certa, e era surreale perché tutti stavano facendo il workout e c'avevo letteralmente Max che mi stava a 2 metri qua, Bad Bunny a fare gli squats di là, e era tutto normale, no? Tutto così, però poi se vedi Barbani c'ha un influencer da oltre 1 milione su Instagram, quindi è un po' surreale, no? Cioè. Comunque, questo è la fine del video, ragazzi. Yeah. Io vi consiglio di venire a vedere Alphalete Gym, se ce la fate. Se avete, lo so che Houston è strana come location, sì, ma se mai vi viene di andare a Houston, andate ad Alphalete Gym, che secondo me ne vale la pena. Sì. Come sempre, grazie a tutti del supporto, fateci sapere se volete più car chats, più video così. Questo ci siamo impegnati per fare un video un po' come voi avevate richiesto, un po' più lungo, un po' più, io non so, di tutto. Speriamo che vi piace, fatelo sentire con i likes, i commenti, siete il nostro ossigeno, come dice sempre Gigi, quindi veramente spaccate tutto e noi rispondiamo sempre. Ci vediamo al prossimo video, raga. Yeah. I'm at the top of the globe. I got the torch. We about to burn on the thrones. We need a change. Look at the water we live.